Buonasera, buonasera. Siamo partiti, le squadre si stanno accomodando, noi siamo pronti. È così, è così, è così. Dimagrito? Ah, ecco, grazie. Sempre cordialissimo, sempre cordialissimo. No? Vado di moda. Vado di moda così, vado di moda così. E io faccio... Oh, non è bellissimo, però io faccio gas. Qualcuno potrebbe interpretarla male. Vado via con un filo di gas, mettiamola così. Va bene. Eh sì, è perché scatta la campanella. Siamo qua, pronti per una grande sfida. La più buona che ci sia. The Spar, via Parini 2, Rimini. In un mondo dove facciamo tutto senza muoverci di un centimetro, oggi c'è Ventis, l'e-commerce tutto italiano. Con più libertà, più scelta, più vantaggi. Ventis è un'esperienza più grande, più bella. E grazie alla Ventis Card Visa, più compri, più risparmi. Ventis ti fa scegliere, comprare, sognare. Ti fa vivere e vivere meglio. Ventis, è tutto da vivere. Università di Bologna, Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 5.000 studenti e 34.000 metri quadri di spazi per la didattica e la ricerca. 18 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti ai dipartimenti di scienze per la qualità della vita, scienze economiche, scienze aziendali, scienze statistiche, chimica industriale, scienze mediche e chirurgiche, chimica, farmacia e biotecnologie, scienze dell'educazione. Università di Bologna, Campus di Rimini. La vita è fatta di incontri, alcuni di questi sono diversi dagli altri. Su Icaro TV tornano le storie di incontro tra giovani italiani e stranieri. La scuola, il lavoro, la famiglia, le passioni. 12 nuovi racconti in giro per l'Italia. Meet Generation, incontri di quotidiana cittadinanza. Nuova serie. Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro. 0541 785 785. In collaborazione con Riviera Banca, SGR, Unirimini. Davvero? È la domanda dell'anno questa, eh? Potrei vincere un Pulitzer per questo, eh? Allora, prima grande sfida dell'edizione 2020 della Campanella. Abbiamo questa sera di fronte il Liceo Scientifico Musicale Sportivo Guglielmo Marconi di Pesaro. È l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Odone Belluzzi Leonardo da Vinci di Rimini. Subito grande entusiasmo e andiamo subito a conoscere meglio le nostre squadre, iniziando dal Marconi. Riccardo. Cecilia. Maria Allegra. Valentina. Mattia. Maria Chiara. Giorgia, Elisa, Emanuele, Filippo, Gianmarco, Maria Vittoria, accompagnati dal professor, è sempre lui Marco,
Intanto passa il microfono dall'altra parte, perché adesso andiamo a scoprire la squadra del Belluzzi da Vinci. Emanuela. Andrea. Celeste. Giuseppe. Giacomo. Giacomo. Andrea. Alessandro. Giulia. Giacomo. Paolo. Francesco. Accompagnati dal professor Robin. Ecco qua, e va a portare anche al collega che aveva già detto Marco, ma risalutiamo Marco, un veterano della Campanella, lo ringraziamo per questa costanza. Allora, dobbiamo andare a salutare i nostri amici radiofonici, social, tutto quanto. Allora, un saluto a Max Alberici, Matteo Munaretto e alla new entry Sara Puglione, sì. Buonasera, salutiamo Luce e salutiamo Gas. Gas, ciao Luce, ciao Gas. Ciao. Un saluto anche da noi qua della parte social, noi ci conoscete già molto sì, bene, sì, per cui sì, io direi subito il microfono alla new entry. Poi noi questa sera siamo distratti, c'è Sanremo, quindi noi guardiamo Sanremo. Non dirlo che poi Roberto si arrabbia, scusa. Comunque Fiorello ha già fatto una grande presentazione. C'è la nuova new entry, la new entry qua nella parte social della Campanella, a cui cedo subito il microfono. Buonasera Sara. Buonasera a tutti. Mi raccomando, commentate e seguite le stories di Instagram. Eh sì, questa sera abbiamo tantissimo lavoro per Sara, che seguirà con sondaggi, video, stories, tutto l'evolversi della Campanella. Eh sì, perché si può anche giocare dal divano. Gioca dalla sedia, dalla poltrona, da dove capita. E allora spieghiamo subito perché. Perché una delle grandi novità di questa edizione della Campanella è che si potrà giocare anche proprio da casa, anche segnando dei punti, sono due punti in palio, alla propria squadra. Come si fa? Si fa mediante un'applicazione o un sito internet, non è necessario scaricare l'applicazione per giocare, si può anche andare sul sito internet, che è KAHOOT, quindi è KAHOOT e punto esclamativo. Ecco, tramite questo sito o tramite l'applicazione relativa si potrà giocare sullo smartphone o davanti a un PC insieme a noi. Vi daremo tra poco, tu fai una domanda e ci sono quattro opzioni e mentre i ragazzi rispondono qui studio, da casa possono rispondere con il colore giusto relativo alla risposta. Poi noi avremo ovviamente i punteggi parziali per capire chi potrà vincere, dopodiché alla fine, quando sarà terminata l'ultima prova per quanto riguarda le domande da casa, ci sarà la premiazione. Uno solo vincerà, uno solo darà la possibilità di conquistare due punti alla sua squadra. Però, siccome non vogliamo escludere nessuno, perché la Campanella è vista sicuramente da famiglie che parteggiano per il Marconi, famiglie che parteggiano per il Belluzzi da Vinci e famiglie che sono neutrali, c'è anche la possibilità di giocare senza dare il punto a nessuno, ma con la soddisfazione di poter vincere. Ora, io vi invito ad entrare sul sito, do già il codice, poi lo ricorderemo anche più avanti, ma intanto fatelo, aprite il sito www.kahoot.it oppure la app e dovete digitare il codice 268-2033. Ripeto, 268-2033. Potete donare 2 euro o 5 no. Euro. Allora, indicazione importante, fondamentale. Allora, se volete dare i punti a una delle due squadre, prima del vostro nome dovete mettere l'iniziale dell'istituto. Quindi dovete mettere, per quanto riguarda il Marconi, una M, quindi M è il vostro nome, per quanto riguarda invece il Belluzzi da Vinci, la B davanti. Mi raccomando, perché se vincerà qualcuno che non avrà davanti una delle due lettere, non assegneremo i punti a nessuna scuola, ma non li assegneremo, quindi vincerà qualcuno, perché potrà giocare, sarà diciamo, il classico telespettatore neutrale che potrà vincere la sfida. Quindi spero di essere stato abbastanza chiaro.
Ricordiamo anche che c'è il jolly a disposizione delle nostre squadre che possono giocare nelle prove di cucina, giornalismo, paroliamo, prova sportiva, arte e spettacolo. E poi vedo che c'è Otello che è già in cucina, allora partiamo. Certo, ditelo prima. Vedo che sei già in cucina, anche se dovrai lanciare ancora i video, vedo però che sei lì che ti stai appassionando. Andiamo quindi in cucina? Sì, in cucina. Allora, andiamo alla prova di cucina. Pollo in salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordo. Otello, non mi chiami? Insieme a te. Ma buonasera. Ma non te lo ricordi, Francesco? È bravissimo. Certo, ha vinto un sacco di volte. Lo so, ma è bravissimo. Ha portato qui quello, guarda che bravo. La new entry. Sì, ha già fatto la sfoglia, l'ha lasciata riposare. Dobbiamo però dire cosa fanno i ragazzi questa sera. Lo dobbiamo dire? Lo diciamo perché anche... Siamo a casa. Perché esatto. Allora... Allora, questa sera facciamo quest'anno, anzi l'edizione della campanella di quest'anno dedica ogni puntata a una regione italiana. E quindi questa sera andiamo in Puglia, a Bari, più che altro a Bari, per fare le orecchiette con le cime di rapa. Un piatto semplice, ma dal gusto forte e deciso, dove è molto importante la cottura della pasta insieme alla verdura. E dopo anche... No, però sì, insomma, uno pensa, ma sì, insomma. Sì, però alla fine il problema del tirare. Con dentro? Le orecchiette. No, l'acciuga. Ah, beh, certo. Adesso non sveliamo tutti non i dettagli. Facile, eh? La cosa che sta facendo il nostro Giacomo è la preparazione della pasta. Scusa, l'orecchietta la fai col pollice o? Con il pollice. Col pollice. Col pollice. Qui c'è professionalità, Otello, eh? Quelle messe nel ghiaccio. Esatto. Si sono, no? E adesso? Le metti adesso? Per mantenere. Esatto. Ah, sì. Per carità, che non perdano il verde. Sono astuzie, sono astuzie. Complimenti comunque. Tu fai la prima, la seconda, la terza. La prima è un verde. Ma che preciso che è. E a scuola va bene? Sì. Le materie? Allora, siccome adesso ci dovrebbe fare una passeggiata. Esatto, intanto... Avrei voluto mettere i tacchi anch'io. No, io voglio approfittare per dirti una cosa. Le orecchiette si chiamano anche strascinati. Sì. Lo sì, sapevi, sì, Otello? Lo sapevo. Ecco. Poi c'è anche un altro nome. Io conosco strascinati. No, si può fittialettare. Anche lui ha strappato tutto. L'avete già messo dentro? No, ancora. Vedi lo spicchio d'aglio, schiacciato, le acciughine, vedi che... lì il discorso, chiaro che poi le orecchiette messe nell'acqua avranno il suo fascino perché no, prendono, ti ho già visto anche a te mi sembra. Sì, l'anno scorso. È vero? Ti chiami? Gianmarco. Ti assomiglia? Tua sorella? Dici sì. Sì, Maria Vittoria. Maria Vittoria per la prima volta in cucina. Chi ha fatto la sfoglia? Io. Ah sì? È già a riposare. Sì. Possiamo svegliare. Svegliamolo un attimo. Ma che roba? Sembra vero. Dopo chi si occupa della preparazione? Le orecchiette. Ok. Deve riposare un pochino. Sì. Mi raccomando, dopo che venga tutto bene, stati punti in bocca. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Benissimo. Non abbiamo chiesto se qualcuno gioca il jolly. Giocate il jolly? No, lo devono dire prima, non me l'hanno. Ce lo devono dire, prima, insomma, adesso, va questo bene. È il momento. Ok. Ce lo possono dire, giocano il jolly. Io. No, non gliel'avevi detto. L'avevano detto a me, sì. Non è male. Ok, allora. Il Belluzzi da Vinci gioca il jolly. Il Belluzzi da Vinci gioca il jolly in cucina. Bene. Allora, noi adesso dobbiamo praticamente iniziare con le prove. E nel lanciare però il mio percorso ciclabile, che è una delle collaborazioni che ci sono quest'anno con il Comune, chiamiamo l'assessore alla scuola del Comune di Rimini, Mattia Morolli, che è qui con noi. Buonasera, assessore.
Mattia Morolli, buonasera. Buonasera. Allora, prego, perché quest'anno la collaborazione tra la Campanella e il Comune di Rimini raddoppia. E spieghiamo, assessore, spieghi perché. Raddoppia per due motivi. Uno, perché la Campanella è un programma che fa parte della storia del nostro territorio a livello televisivo. Quindi complimenti per questi primi 37 anni. Un applauso. Per... Al maestro. È così, però sembra anziano. Il secondo, perché educare, informare, crescere è qualcosa in cui crediamo, ci rivolgiamo ai nostri ragazzi, riminesi o vicini di regione, e passando anche dal tema dell'educazione alimentare. Quest'anno uniamo la mobilità sostenibile con l'educazione al cibo, la prevenzione prima ancora della cura. Vedo che il primo appuntamento è legato alla cucina, non è solamente una parte di questo spettacolo, ma è anche un lavoro, un educare che viene portato avanti giorno per giorno. È importante pensare che Rimini in questi anni ha avuto la maglia nera sia per morti sulla strada e per dati di obesità. Una comunità guarda questi dati, cerca di migliorarli e diffonderli e infonderli nelle comunità più giovani. Con un canale importante come questo, in un programma importante come questo, pensiamo che il messaggio arriverà più forte possibile. Bene. Grazie. Grazie di tutto. Grazie. Di nuovo. Allora, a questo punto, visto che di solito c'è sempre la presentazione di una scuola con un video, non è la presentazione di una scuola, ma è la presentazione, diciamo, fatta dalla scuola per quanto riguarda la mobilità sostenibile, quindi l'uso della bicicletta. Allora, andiamo a vedere subito il video del Marconi. Sì. Questo bellissimo video del Bellusti da Vinci, chiaramente così vinceva dalla copertina, ma abbiamo detto iniziamo subito con mischiando questa cosa, così dopo non ne facciamo più. Le abbiamo mischiate? Sì, le abbiamo mischiate. È venuto bene però come mischia, sì. Era una sorpresa. Sì, era una adesso sorpresa. Andiamo a vedere anche il video del Marconi. Vediamo, ah, sì? Vediamo. Ah, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok, allora diamo. Ecco qua. Allora, ricordiamo questa musichetta felliniana, Sì, vabbè. Ricordiamo che è possibile votare i due video sulla pagina, sul canale Instagram di Icaro TV, ovviamente c'è l'hashtag La Campanella, La Campanella 2020, quindi fatelo fino alle 22 perché ci sono dei punti in palio per la squadra e sono un punto ogni 200 like. Quindi insomma c'è una bella opportunità, quest'anno siamo su Instagram, quindi certo. Con l'hashtag giusto, La Campanella, La Campanella 2020, si può votare. Sì, ma siamo tutti rinnovati, adesso anche le domande sono rinnovate, spiega perché anche questa. Adesso cosa facciamo? Lanciamola prima, dai. Lanciamola. Interrogazione iniziale. Me la lanci lì. Avremo bisogno di due molto intelligenti,
il primo e il secondo. Venite un attimo al centro. Al centro? Venite un attimo. Mi fate... Sì. Dobbiamo fare una cosa che... Ah, siete voi due più intelligenti? Ok, sì. A posto. Ci credo. Lì. Allora, andiamo dai ragazzi. Sì, siccome è tutta una cosa nuova, ci dilunghiamo un po' perché anche noi non abbiamo capito. Fate biribim, bum bam, chi parte? Perché inizia? Biribim. Noi dispari. Pari o dispari? Pari o dispari. Chi ha vinto? Quindi parte il Belluzzi da Vinci. Parte il Belluzzi da Vinci. Perfetto. Io quindi faccio la domanda. La domanda ha quattro risposte. Quattro risposte. Nel caso, pronto, state attenti, non c'è bisogno di spingere. Nel caso, se vuoi spingere però non è che... Non ci offendiamo. Non ci sì. Nel caso tu dovessi sbagliare, la stessa domanda viene portata a loro. Se loro non indovinano, la domanda ripassa a voi. E così fino alla mezzanotte, dopo la mezzanotte chiudiamo... È chiaro che ridi, cosa ridi? No, cosa? Diciamo, perché se le prime tre risposte non saranno giuste, il punto sarà segnato all'altra squadra. Quindi c'è anche una componente, diciamo, di fortuna, ma legata al fatto che uno sappia o non sappia. Allora, siccome il primo gioco è abbinato con cui si può giocare al quale si può giocare da casa, allora io rinnovo l'appuntamento perché si fosse messo solo adesso in collegamento con la campanella. Andate sul sito caut.it, www.caut.it, oppure potete scaricare l'app al volo. Dovete digitare il codice 2682033, ripeto 2682033, e potete iniziare a giocare con noi. Quindi, siccome si gioca anche da casa e nel caso di Caut si gioca con i colori, le risposte sono abbinate a una lettera per voi in studio e a un colore per chi gioca da casa. Ok, prima domanda e partite voi. È l'anno del centenario di Federico Fellini e anche noi della Campanella vogliamo celebrare il grande regista riminese. Quindi la prima domanda è dedicata a lui. Quale film ha fatto registrare l'esordio assoluto di Fellini come regista? A. I Vitelloni. B. Lo Sceicco Bianco. C. La Strada Verde. Le Notti di Cabiria. Il bar chiude a luna, sì. Il Vitellone. Non ho capito. I Vitelloni. I Vitelloni. I Vitelloni, avete. Hai detto i Vitelloni? Tocca a voi. E noi diciamo la C, la Strada Verde. C'è una strada verde? No, lui ha detto verde. Era la strada più verde che era la quarta risposta. Sì. La strada, diciamo. No, C, noi diciamo la C. Ma pensa a sti ragazzi, guarda, la Strada Verde, che bello. Non ci ha pensato Fellini. C'è il miglio verde. No, e ha fatto c'è la solo strada. La strada. Poi, però c'è un bello verde, poi il verde va su tutto. No. Sì. Lo Sceicco. No, non ho capito, scusa. Lo Sceicco Bianco. C. Lo Sceicco Bianco. Eh? No, ha detto lo Sceicco Bianco, quindi risposta. Hai detto lo Sceicco Bianco. Lo Sceicco Bianco. È certo che era bianco, lo Sceicco. Infatti c'hai un punto. È giusto! Primo Bravo. Punto per il Belluzzi da Vinci, potete segnarlo alla lavagna. Il colore era blu per quelli a casa. 1-0. Va bene. Il colore per quelli a casa era il blu, sì. Ma non ho capito, adesso ripartono loro? Adesso riparte, tocca loro. Ah, adesso uno tocca uno. Loro, uno prima per loro, uno. Poi Beh. Loro. Allora, televisione, in quale anno ha fatto il suo esordio la trasmissione sportiva domenicale della RAI, 90° minuto? A, rosso, 1969, blu, B, 1960, C, giallo, 1983, D, verde, 1970. Sì. Sì. Sì, no. Noi, cioè. La B. La B. La B è 1960.
Seguite il calcio voi? Sì, un pochino, non lo seguite. Infatti non ci avete preso. Allora, tocca a voi. 1969, quindi rosso. No. Tocca ancora a voi. 1970. 1970. Qui c'era il verde, eh? E non era una strada. Ci avete preso, bravi. Giusto! Bene. Terza domanda. Vedi, vedi, loro viaggiano al risparmio. Guarda l'uno del... vabbè. Comunque... Sembra la potenza, uno, sì. Uno alla prima. Allora, musica, musica, ragazzi, tocca a voi. Attention, s'il vous plaît. Vasco Rossi ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1982. Qualcuno non era nato, però di... Con quale canzone? Rosso, Vita spericolata. Blu, Alba chiara. Giallo, Vivere. Verde, Vado al massimo. Vita spericolata. Vita spericolata. No. Vado al massimo. Vai al massimo? Ma hai la patente? Hai la patente? Ancora no, troppo. Ancora no, allora cosa vai al massimo cosa? Bicicletta. Sì, ci hai preso, brava. Brava, brava. Era la risposta giusta, sì. 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 Quarta ed ultima domanda, riprendiamo dalla luce e poi passiamo al gas. Allora, politica, chi è? Qui ragazzi, non fatemi far figura perché ha fatto una domanda. Chi è l'attuale ministro italiana dell'istruzione? Rosso, Gaetano Manfredi. Blu, Paola De Micheli. Giallo, Lucia Azzolina. Verde, Nunzia Catalfo. Lucia Azzolina, giallo. Lucia Azzolina. Ma ci ha preso, eh? Brava, brava. Ci sono preparati, ragazzi. Brava. Ma questa era facile, la sapevo anch'io. Questa era allora facile. Va bene. Sono tutte facili e tutte difficili, dipende, dipende. Se uno le sa, sono facili. A uno, ma l'uno è lì che però si allora, vuole ingrandire, lo so. Diciamo che in testa, per quanto riguarda la classifica dei concorrenti da casa, c'è Franco del... mentre qua è partito anche un'altra domanda. Allora, c'è Franco del Marconi in testa. Adesso intanto da casa potete rispondere perché non so perché sia partita un'altra domanda. Bene. Ma intanto noi, mentre voi fate da casa, giocate, noi chiamiamo il uno nostro, che ha del gas. È già il nostro Lorenzo Pastesini. C'è? Eccolo qua. Come? Dove? Luce, ah, luce, stasera, luce. Stasera, ah, luce, fa luce, stasera sì, fa sì, luce. Sì. Fa anche gas, però sì, fa anche sì, luce. Questa sera eccolo luce. Qua. Buonasera. Buonasera. Ben arrivato, ben trovato. Anche siamo molto contenti, così come abbiamo detto, della collaborazione con il Comune di Rimini. Siamo molto contenti della collaborazione con SGR. Questo è il terzo anno, se non sbaglio. Sì. Terzo anno. Grande soddisfazione. Il tempo passa. Il tempo passa. Iniziamo con le domande. Andiamo subito, andiamo subito. Allora, la prima domanda. Adesso si pigia il pulsante. Qual è il nome del progetto contro il bullismo negli istituti secondari di secondo grado recentemente ideato e sostenuto da SGR per le scuole? Quattro risposte. A. Rosso. Io sarò un guerriero. B. Blu. Zumma chi bulla. C. Giallo. Da spettatori a protagonisti. D. Verde. Mettiamoci la faccia. C. Da spettatori a protagonisti? Sì. È quella corretta, bravo. Giusto. Un altro punto per il Marconi. Facciamolo segnare, sì, che va a 4. 4-1 il parziale. Qui il Belluzzi deve... Deve riprendere, deve riprendere. Ha partito molto bene. E noi andiamo con la seconda domanda.
La seconda domanda. Quante sono state le persone che lo scorso 5 gennaio hanno preso parte alla giornata al cinema con SGR, con cui l'azienda riminese ha dato ai clienti la possibilità di vedere un film gratuitamente con la propria famiglia? Anche qui 4 risposte, di cui solo una giusta. A. Rosso, 2.400 spettatori. B. Blu, 1.500 spettatori. C. Giallo, 3.000 spettatori. D. Verde, 4.100 spettatori. C. Giallo, 3.000? 3.000. No, 3.000 era... non andava bene. Avete la possibilità di riscattarvi? La. La, rosso, quindi? 2.400? Risposta esatta. Giusto! Secondo punto, anche più grande, lo potete fare, eh? Non sì, fate economia qua, eh? Lì non piccolino fate in alto a sinistra. Ok, già così va meglio, eh? Perfetto. Ultima domanda, terza domanda. Obiettivi 2020 per l'energia da fonti rinnovabili. L'Italia lo ha raggiunto in che anno? A. Rosso, 2019. B. Blu, 2015. C. Giallo, 2017. D. Verde, 2016. Marconi? 2016. Quindi C. Verde? Di Verde. Di Verde, scusa. Di Verde? Passiamo la parola a Belluzzi. Non è corretto? Non è corretto. 2017. C. Giallo, quindi. 2017. Ripasso la palla al Marconi. No, qui non abbiamo più risposte. Solo ah risposte, no, non è più. No, qui non c'è l'alternanza. Diamo solo. No, siamo solo gioco di prima. No, non è. Ti piaceva di più quello di vero? Ti piaceva di più? Sì, era nel 2015. Mi dispiace. Era la seconda risposta. La seconda, la blu. La blu. Era bello però il gioco. Se vuoi possiamo provare a cambiare argomento l'anno prossimo. Prossimo anno ci pensiamo. Grazie a tutti. Lorenzo, grazie. Appuntamento alla prossima occasione. Grazie mille. Un applauso anche a SGR. Ricordiamo i premi anche di SGR, perché a fine anno. I premi, ragazzi. I premi. Ditele voi i premi. No. Ci sono le due borse di studio. Due borse di studio, una per la prima classificata e una per la seconda. Grazie mille. Grazie, grazie Lorenzo. Grazie. Benissimo. Allora, noi dobbiamo avviare la prova di giornalismo con il nostro Enea. È arrivato Enea? C'è ancora Enea in giro? Caspita, non c'è Enea? Ah, Enea, ma come è invecchiato bene, venga. Ciao. Gli diamo anche un microfono. Ciao Enea. Buonasera Enea. Buonasera, bentrovati. Sempre più giovane, io non lo so. O c'hai un frigo grande. La figliola come sta? Ecco qua. Bene, simpatica, bene, l'ultima volta due, che l'ho sì. Anche lei giornalista, gli fai fare le cose. No, vabbè. È ancora presto. Bene. Cosa hai preparato per i ragazzi? No, quest'anno lo diciamo prima? No. Teniamo la sorpresa per dopo. No, vai. Lo ringraziamo volevo, per la collaborazione. Ringraziare la trasmissione che ha riconfermato la collaborazione col Corriere, il giornale per cui lavoro. Certo. È un, insomma, per noi un piacere, perché insomma, il mondo della scuola ci interessa particolarmente e legare il mondo della scuola al mondo del giornalismo è uno degli obiettivi. Io sono orgoglioso di far parte, ormai mi sento parte di questa trasmissione ormai da molti anni. Perché, figlio unico. Perché uno dopo l'altro sono cresciuti dei piccoli grandi giornalisti. Sì, è vero. Cioè, uno è un grande giornalista ed è un piccolo di statura e basta, perché sennò è molto grande come giornalista ed è Brahim Marat. Però anche recentemente abbiamo avuto, è cresciuta qui partecipando 2-3 anni, per esempio Allegra Zanni, quest'estate ha esordito e ha scritto per tutta l'estate al Corriere Romagna. Quindi diciamo che per i ragazzi può essere l'occasione per un gioco, il divertimento di una sera, però poi per alcuni, se c'è la passione, c'è la voglia, insomma, se si capisce che può essere la strada giusta, diventa anche un piccolo grande trampolino di lancio. Per cui insomma
siamo molto contenti di esserci e bene, andiamo avanti. Grazie. E noi siamo contenti. Ti diamo i ragazzi, di questa parte i ragazzi che devono fare allora, il giornale 1 sì, e 2. Benissimo. Allora, cosa facciamo? Vai sul palco per prendere, palco. Vai con il sì, microfono. Devi passare passo qui. Da dietro, sì, mi arrampo, passo da dietro. Perfetto, io. Vai, sì, vai, da ecco dietro. Qua, così li conosciamo meglio. Eccoli qua. Allora, ciao. Allora, presentiamo i ragazzi. Tu sei? Maria Allegra. Maria Allegra, quindi Allegra è un nome che porta Allegra bene, l'abbiamo questa, già sentita. Esatto, sì, questa trasmissione. È già venuta l'anno scorso. Andrea. Andrea. Bene, adesso io li voi siete particolarmente bravi. Bravi, io me la cavo, sì, abbastanza. Hai già scritto articoli di giornale? Più che altro saggi, magari. Quindi saggi siamo distanti. Qui la cipolla, occhio, la cipolla che si comincia a sentire. No, diciamo che la scrittura del saggio e quella dell'articolo sono abbastanza diversi, per cui insomma vediamo come, come va. Una bella sfida. Tu invece? A me piace molto scrivere, infatti ho mandato anche qualche lettera aperta al Corriere di Romagna e piacevolmente sono stato sempre pubblicato e quindi sono felice di essere qua. Bene, bene, bravissimo. Bene, bene, bene. Comunque ricordiamo che nel bene o nel male, nel senso che se vincerà o perderà, sul giornale di giovedì sarai nuovamente pubblicato, sarà con pubblicato foto, il tuo lavoro di questa sera. Vedi, non lì sarà il debutto, ma... vedi il gas, vedi il gas cosa gli hanno fatto nei capelli, guarda, vedi. Così. No, di solito fa la luce, lo fa la luce, la però luce, quello. Infatti, vero. Grazie, va ragazzi, bene, grazie. Dopo. Grazie, a dopo. Allora, chiamiamo quella bella bionda, dov'è quella bella bionda? Andiamo sul palco quest'anno. Già. Andiamo sul la nostra Francesca Magnoni, dove sì, sei Francesca? Eccomi, vieni qua, eccomi, vieni eccomi, qua, eccomi, vieni qua tra noi. Eccomi, buonasera. Perché è il momento del librotto. Rimaneteci pur lì perché una delle novità è che il librotto quest'anno lo facciamo con la pulsantiera, quindi non si corre, ma vi dovete però prenotare. Era divertente perché venivano qua, suonavano la campanella, era carino. Era carino, però così io sono tradizionalista. È un però po' più pratico. È un dai, po' più pratico, va bene, va bene, sì, va bene. Siamo va molto bene moderni. Ragazzi, allora, vogliamo ricordare, Roberto, quali sono i testi che vengono selezionati? Certo. Possono essere romanzi, possono essere poesie, possono essere canzoni. Questo è il cambiamento. Possono essere canzoni, quindi di tutto e di più, per cui sì, spaziate. C'è una domanda? Sì. Con la pulsantiera, sì, sì. Vedi, lei voleva correre. Lo so, perché lì sono degli atleti. Ma si era preparata, sai quanta ginnastica ha fatto? Esatto. Vai. Sì, perché c'è anche la componente sportiva, no? C'è anche, diciamo, la componente sportiva, anche per quello. Allora, vabbè, silenzio. No, dicevo. Potete chiaramente indovinare o con il titolo corretto, chiaramente essere completo e corretto, oppure con il nome dell'autore. Esatto. Questo rimane uguale all'anno scorso, gli altri anni. Esatto, va bene? Siete concentrati? Marconi? Sì. Qualche problema? No, allora vado con la lettura. Quando aprile con le sue dolci piogge ha penetrato fino alla radice la siccità di marzo, impregnando ogni vena di quell'umore che ha la virtù di dar vita ai fiori, quando anche Zefiro col suo dolce fiato ha rianimato per ogni bosco e per ogni brughiera i teneri germogli e il nuovo sole ha percorso metà del suo cammino in ariete e cantano melodiosi gli uccelletti che dormono tutta la notte ad occhi aperti, tanto li punge in cuore la natura, la gente allora è presa dal desiderio di mettersi in pellegrinaggio ed andare come palmieri per contrade forestiere alla ricerca di lontani santuari variamente noti e fin dalle più Marconi Geoffrey sì. Chaucer, The Canterbury Tales. Complimenti anche per la pronuncia, bravi. Ma se lo guardi bene lui è molto inglese, È un po' british, ma scherzi, è fuori dall'Europa. Sì. Quinto punto per il Marconi. Ok, aspettiamo. Oh ragazzi, state giocando anche voi. Aspetta che me lo scriva, no, magari me lo scrive anche allo specchio. Uno si distrae un attimo. Davanti lo scrive allo specchio, un po' come Leonardo da Vinci. Allora, ragazzi, secondo, del Belluzzi carichi.
Vado con la seconda lettura. Erano i capelli d'oro e l'aura sparsi. Fermati. Fermo già. Petrarca. Ah, sembrava Petrarca. Petrarca. Di nome? Francesco. Bene. È lui. Volete anche azzardare? Qual era il titolo? Ma voglio dire una cosa, scusate. Tutto c'è uguale? Lei lo sapeva, era distratta e non aveva nemmeno la mano sopra il pulsante. Cioè, non sei lì per caso, non ho capito. Ti aveva bruciato. Ma non, davvero? Non, non trovavi il pulsante. Segna intanto, segna il punto. Sì. È giusto. Lo so. Quando intanto uno è bello, faccio, è bello. Era una curiosità, il punto era già segnato. Intanto apro e chiudo una parentesi. Ragazzi, non esagerate con la cipolla, perché qua non si respira. Cioè, la cipolla a me non no, piace. No, esagerate. No, cioè. Ma allora, questo lo dai come consiglio per mangiare esatto, dopo. Esatto. Attenzione con la cipolla. Ragazzi, che del Belluzzi, qui... state pronti con la mano sul pulsante. Vado. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Giro la pagina. Gira. L'ho attaccato. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra. Vagabondo. Io vagabondo. Di bene. Hai detto io vagabondo. O vagabondo? Io vagabondo. No, non possiamo darla. Tu all'inizio. Belluzzi da Vinci. Io vagabondo. Se vi abbiamo dato la parola. Io vagabondo. No, io vagabondo l'ho detto lei. No, lei aveva detto vagabondo. Lei ha detto vagabondo. La prima risposta è quella che, anche se ci dispiace, però quella che vale è vagabondo. E non è il titolo esatto. Sì, la prima volta ha detto vagabondo. Tu hai detto? I nomadi. Sì. No, prima però hai detto io. Prima? Io vagabondo. È la risposta giusta. Ed è giusto. Dobbiamo dare il punto al Belluzzi da Vinci perché vale. Sì. Mi il raccomando, titolo, ragazzi, deve essere corretto. Vi siete prenotati il titolo corretto perché abbiamo detto deve essere perfetto. Ho il titolo corretto e il nome dell'autore. Va bene, ragazzi, complimenti. Avanti così, con la lettura. Giusto. Dovete giusto. Sempre leggere. Anche con un po' di musica, visto che c'è anche i nomadi. Esatto, va grazie, bene. Grazie, allora, sei Marconi, tre Belluzzi da Vinci. Grazie Francesca, ciao. Grazie. Per la cucina. E allora adesso, dopo il librotto, siamo un po'. Senti che rumorino? Sì, buono. Senti che rumorino? Buono. Ma sai perché gli ha detto così la Magnoni? È il cognome. Magnoni è... Pubblicità, restate con noi. Università di Bologna, Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 5.000 studenti e 34.000 metri quadri di spazi per la didattica e la ricerca. 18 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti ai dipartimenti di scienze per la qualità della vita, scienze economiche, scienze aziendali, scienze statistiche, chimica industriale, scienze mediche e chirurgiche, chimica, farmacia e biotecnologie, scienze dell'educazione. Università di Bologna, Campus di Rimini. La vita è fatta di incontri. Alcuni di questi sono diversi dagli altri. Su Icaro TV tornano le storie di incontro tra giovani italiani e stranieri. La scuola, il lavoro, la famiglia, le passioni. 12 nuovi racconti in giro per l'Italia. Meet Generation. Incontri di quotidiana cittadinanza. Nuova serie. Satisfei! Mai visto? Solo perché non lo conosci ancora, ma è proprio davanti ai tuoi occhi. Nei bar, nei ristoranti, nei negozi, tra amici, colleghi, parenti. Bollettini pagati, bolli auto non dimenticati, telefoni ricaricati, risparmi risparmiati. Vedrai la vita semplificarsi in mille modi. Ora che lo sai, vedrai Satispay dappertutto. Satispay, scarica l'app. La più buona che ci sia. The Spar, via Parini 2, Rimini. Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro 0541 785 785.
davvero anche televisivo, anche musicale, per quanto riguarda la campanella, perché è il momento della prova di arte e spettacolo. Otello, dove mi vai? Tu mi vai in cucina, vuoi sapere? Adesso dobbiamo sentire qua lo i so, ragazzi, Lo so, lo so. Devono cantare? Devono cantare, devono cantare. Guarda, c'entra? Già che ci sei, già che ci sei. Sentivo questo profumino. Sei stato attirato dalla cucina, sei stato attirato dalla cucina. Ma che roba che fa quello dalla prima. Va bene. Vogliamo far vedere le orecchiette? Dai, fai vedere, fai vedere. Vedi? Le ha fatte col mignolo, piccoline. Va bene, ok. Di qua invece le ha fatte tutte col pollice, è totalmente diverso l'orecchietta, eh? Eccola qua. I capelli del prete? Capelli del prete li hanno chiamati. Bene, continuate, il profumino c'è, non c'è problema, il punteggio lo diamo dopo. Ok, vado sul palco. Ecco, vai sul palco, vai sul palco. Sì. Vado sul palco perché è il momento di... No? Si sì. canta? Eh sì, guarda, 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 c'è qualcuno che è già pronto, eh? Chi? Chi è già pronto? Prova a guardare la squadra... Guarda, aspetta, Otello, guarda la squadra in giallo. Ti sembrano tutti uguali? No. Vuoi la... Chi è che parte per primo? Non vedi una freddina Mercury lì? Non vedi una freddina Mercury? Una freddina Mercury. Sì. Freddina Mercury. Chi? Il leader dei Queen. Freddy sì, Mercury. Ho capito. Una freddina, perché Freddy, non posso dire Freddy. La ragazza è tutto fuori che fredda. Quello sicuro, però sì. Ti dico... Ok, chi è che parte per primo? Diciamo questo. Che lei? Tu... Lei. Che parte... Sì. La freddina? Venga freddina. La freddina Mercury. Poi avremo anche l'altro freddino Mercury. Allora, la prova di questa sera si è capito, per ovvi motivi. Ti chiami? Sono sempre io, Freddy Mercury, sempre io. E lei? Come l'anno scorso. Come l'anno scorso? Io. Sono sempre io, fate domande che non posso fare. E Freddy Mercury? No, sono impegnato, non è che posso fare. Dunque, ma hai scelto? The Show Must Go On. Oilà, qui si scherza poco. Allora, prima però di cantare, devo chiamare chi poi giudicherà questa prova, quel mio fianco, che è Aldo. Ah, ce l'abbiamo? Eh sì, Aldo Meritangheri di Rimini Classica, vieni. Bene. Aldo. Buonasera, ben arrivato, buonasera, buonasera Aldo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco qua, sarà lui a giudicare quindi la vostra prova, quindi mi raccomando, sapete insomma il punteggio come al solito fino al 3 e quindi possiamo partire con la prima. Allora io me ne vado di sì, lì sì, o e di dico, qua. No, e dico la freddina è qui, ok. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Are it on? Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind describe behind the curtain in a bag. Hold the light. Does anybody know to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Hey. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another fade romance. On it on, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I'm
must be warm now. I should be turning round the corner now. Ooh, outside the dawn is breaking, but it's shining in the dark. I'm making to be free. Show must go on. Show must go on. Hey, hey. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Hey. Soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday grow but never die. I can fly, yeah, my friend. Show must go on. Hey, hey. Show must go on. Yeah. I face it with a grin. Top the bill, I'll overkill. I have to find the will to carry on. Grazie. Se non ricordo male, lui cantava solo con la parte... Comunque, non ha importanza. Va bene, e tocca a loro, no? Aveva sempre solo questo pantalone bianco e basta, non è che... Sì, sì, però non è che la nostra Freddina la potevamo mettere così, ah, come ho capito. Freddie Mercury. Adesso capisco. E, ladies and gentlemen, abbiamo una chitarra che non è sola. Sì, abbiamo si una voce così, e a sorpresa spunta sì. Anche il terzo. Spogliatevi. Terzo Queen. Tu ti chiami? Celeste. Celeste. Sempre quella di prima, eh? Ecco perché gli abbiamo dato la maglia celeste, non lo sapevo. Giuseppe. Giuseppe, bravo, bello, sorridente, tranquillo. Lei ha cantato e adesso tocca a voi. E cantate? Chi lo chiede? È lui. Don't stop me now. Bene, e lo fate in coppia, quindi voi un microfono. Sì, quindi il mio microfono. Sì, sì. Senza microfono. Pausa. Quando volete. Tonight I'm gonna have myself a good time. I feel alive. And the world. Stopping me, I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, the water coming, Mr. Fahrenheit. I travel at the speed of light. I wanna make a supersonic metaverse.
such a good time. I'm having a ball, don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call, don't stop me. Cause I'm having a good time, don't stop me. Yes, I'm having a good time, don't wanna stop at all. I'm a rocket ship on my way to Mars, on a collision course, I'm so da-da-da. Under control, I'm a sex machine ready to reload, like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky, yeah, 200 degrees, they wanna come and miss a power night. I'm driving at the speed of light, I wanna make a super sunny woman of you. Stop me, that stop me, that stop me. Hey, hey, hey. That stop me, that stop me. Ooh, 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 I like that stop it. Me, that stop me. Have a good time, good time. That stop me, that stop me. Such a good time, I'm having a ball, don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call, don't stop me. Cause I'm having a good time, don't stop me. Yes, I'm having a good time, I don't wanna stop at bravissimi entrambi. Allora, ma la passione, sì, che ci ha messo sto ragazzo, bravo, mai bravo, visto che roba, bravo. Ma la, cioè, l'avete visto o no? Perché lui era libero da impegni perché c'ha il ciuffo, no? L'altra aveva le tendine in continuazione, è stata una cosa, però l'insieme è stato bellissimo, sì. Volevo aggiungere una cosa. Per cantare una canzone di Freddie Mercury ovviamente bisogna interpretare anche il personaggio. Quindi. È vero, è vero. Bisogna muoversi come lo faceva Freddie. Certo, certo, certo. Al di là della voce c'è l'interpretazione. C'è anche l'interpretazione. Bene, bene. Mercurina. vabbè. Allora, ho detto prima 0-3, da 0-5. Da 0-5. Da 0-5, come da regolamento, siamo andati a controllare, perché sai, da un anno all'altro magari, sì, non si ricorda bene. Sì, sì. Da 0-5, allora, Aldo, a te. Allora, intanto complimenti sempre, perché cantare e suonare dal vivo è sempre difficilissimo, quindi complimenti da parte mia a tutti voi. Allora, ho apprezzato molto Marconi, quindi come l'anno scorso, ero presente anche l'anno scorso come giudice all'esibizione del Marconi, quindi do 5 punti al Marconi, complimenti. Ho apprezzato anche il Belluzzi, che reputo ad un livello un pochino inferiore, però ho apprezzato il fatto che abbiano suonato al vivo con la chitarra, hanno cantato in tre, quindi do 3 punti al Belluzzi. Bene, bravi, grazie, vedi? Tutto torna. Benissimo, allora, 11 Marconi e 6 Belluzzi da Vinci. Aldo, prossimo impegno di Rimini Classica, che siete sempre pronti con concerti? Ma sono degli impegni, ma sono tutti esauriti, quindi non posso neanche pubblicizzarli, però seguite la pagina Facebook di Rimini Classica, abbiamo molte cose che stanno per uscire, alcune sono già fuori, quindi invito sempre a seguire la nostra pagina Facebook e acquistare presto il biglietto, perché sennò si rimane fuori. Esattamente, esattamente. Grazie e buona serata a tutti. Grazie, grazie, grazie Aldo, grazie, grazie mille, grazie, grazie a te, grazie. Allora, 11-6, abbiamo aggiornato il punteggio e adesso non so a che punto sia la cucina. La cucina stanno... Sì, vuoi andare a vedere, scusa, perché sì, ti faccio fare strada, ti faccio il contapassi, dai, così segna qualcosa. Ma dai, mi fai fare tutta sta strada. Ci siamo quasi a lo fanno apposta, sì, lo so, lo so. Ma ti hanno lasciato solo? È andata a lavare la forchetta.
è andato a lavare la forchetta. Sì, sì, per carità, la forchetta lavata, Non cominciamo. Ma le orecchiette sono là che si riposano ancora? Adesso prepariamo qua il pan grattato. Sì. Si mette sopra il coronamento e poi dopo abbiamo preparato già metà delle cime di rapa che poi andranno messe nella padella con l'olio e il peperoncino, certo. Mentre poi l'altra metà vanno in cottura con le orecchiette. E il tutto si amalgama e poi prende il profumo di quello che avete messo lì. Possiamo andare dagli... Voi là, andiamo, eccola, andiamo. Hai lavato la forchetta? Certo. Mi raccomando che poi noi mangiamo, Bene, ok, passiamo di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono già pronte? Già impiattato? Cosa ci metti sopra? Un pizzico di sale. Pecorino. Mi sembrava più sale, invece pecorino. Le scaglie? Ci vogliono? Questo disegno l'hai fatto tu? Sì. Bello. Avete visto il disegno? Ma che roba. Se sono anche buone, è il massimo. Hai lavorato bene. Ti passiamo in seconda. Andiamo. Prendo la forchetta. Dove mangiamo? Qui? Avete anche una forchetta usata? Ce l'ho. Ce l'hai? C'è il camera, devi fare il giro. Allora, Otello, iniziamo. Due forchette, tanto io non mangio, però faccio una bella figura. Naturalmente non vale. Anche il fazzolettino. I tempi della consegna non vale. Non vale. No, non c'entra. Uno consegna adesso e uno consegna quando è pronto. Quindi noi assaggiamo, certo, con questa spolverata anche di formaggio. Di formaggio. Vediamo le orecchiette interpretate dai ragazzi del Belluzzo. Vuoi assaggiare, Otello? Voglio assaggiare. Assaggia anche tu. Sì, però voglio dire, io non c'entro niente, sono qui per caso. Loro hanno anche proposto questa crema, questa vellutata crema di della verdura. Parte della verdura l'hanno fatta in crema. Ho capito, ma tu devi assaggiare, non mangiare. Ho assaggiato. Allora assaggio anch'io. Oh, vedi, bravo Otello. A questo punto ci rivediamo. Sì. Domani a quest'ora, se portate il vino. Del Marconi sono pronti. Intanto grazie. Bravi, complimenti. Grazie mille. Datelo pure ai vostri amici. Anche, esatto. Grazie. Bravi. Grazie mille. Ci vediamo dopo. Benissimo. Quando siete pronti chiamate voi, I gemelli del gol, va bene. Vi raggiungo io. Perché adesso guardo un po' dove siamo. Rimaniamo qui in postazione, perché è il momento del nostro paroliamo. Eccoci qua. Siamo pronti, allora iniziamo per cavalleria con lei. Giulia. Ok. Chi è che gioca il jolly? Giochiamo noi. Guardate, non so, ma questo volto non mi è nuovo, mi verrebbe da dire, perché l'anno scorso è stato uno di quelli davvero più tosti. Ricordiamo il nome? Sono Riccardo. Riccardo, quindi è un osso. Certo, ve la stringete adesso anche dopo la fine, come hai fatto sempre in ogni caso, anche l'anno scorso. Quindi ti faccio i complimenti per la grande sportività e fair play. Quindi è un avversario, insomma, un avversario tosto. Lui esagera, dici? Esagera. Lui va alla ricerca della parola da 10. Io ricordo l'anno scorso che quando praticamente finiva dopo la puntata dice: ma qual era quella da 10? Perché c'è sempre una parola da 10. Allora, andiamo a vedere innanzitutto le lettere e vediamo se le indovinate, perché c'è comunque. Pronti? Via! R D E I N P R R E. Devo dire che sarà una bellissima sfida. Prendere.
prendere, che non è male perché ne utilizzate 8 su 10. Riprendere. Un fuori classe è venuto fuori e, come dice Otello, ama sempre esagerare. Ma allora, indovinate qual era la parola da 10? Riprendere. Era quella, bravissimo. Allora, intanto potete aggiungere un punto, Marconi, ricordando sempre che il Marconi è anche il Jolly, quindi in caso di vittoria alla prova 2 punti in più, mentre il Belluzzi da Vinci nella cucina. Pronti? Ecco qua, vediamo intanto l'aggiornamento, 12 a 6, ci ricorda anche la grafica a video. E allora andiamo con la seconda manche, le lettere. A, C, E, F, I, N, O, R, R, T. Questa volta? Terrina, una bella parola, e sono 7 lettere. Trofio. Un'altra bella parola, ma sono 6. Un punto per il Marconi. Cioè, questo è un mostro, però una manche, però la puoi vincere, perché lui è davvero, devo dire, un fuoriclasse. Anche l'anno scorso è davvero difficile, quindi si rischia di fare anche a volte brutta figura quando uno è bravo, perché te ho visto, insomma, 8, 6, vero? Ha avuto anche la parola, sì, da 8 la prima, quindi io stando l'hanno venduto al Milan adesso. Rispetto, sì, l'ha preso il Milan. Terza manche. A, C, E, F, F, N, O, S, T, U. Guardi, sorridi e non favelli, e soprattutto non è scritto. Non ho scritto niente. Ti è venuto in mente niente? A me è venuto in mente Canuto. Canuto. Guardava me. No, c'è. Altro punto per il Marconi, che diventano 3, perché vince questa prova il Marconi, quindi sono 14 più 2 di Jolly, sono 16. 16 a 6. Stretta di mano, ma scusa, non mi chiedi le due parole che non abbiamo detto da 10? Te le richiedo dopo, se vuoi. Te le dico adesso perché sono attrezzato. Allora, la seconda era citofonare, in onore di Salvini. La terza era offuscante. Ma scusi, lei fa gli anagrammi? No, non sono io, è un nostro tecnico che è specializzato, e lì, guarda, quello dietro la telecamera, lo possiamo inquadrare il nostro Robby B? Gli facciamo un applauso, perché qua c'è uno staff favoloso, non sono solo operatori bravissimi, tecnici meravigliosi, ma insomma a tutto tondo. Stretta di mano e ancora complimenti. Bravissima, al posto tutte e due, ragazzi, andate pure, portatevi appunto la lavagnetta. E allora, a questo punto, noi torniamo sul palco e invito, visto che qui mi accompagna, ecco così, con una bella donna è sempre un piacere passeggiare, e qui ormai un'amica anche personale, ormai possiamo dire, della campanella, e anche
anche nostra, mia idiotello, che grazie. Le porge giustamente con cavaliere il microfono. Maria Letizia Guerra, delegata all'orientamento del campus di Rimini dell'Università di Bologna. Esatto. Buonasera. Grazie mille per ospitarmi sempre in questa bella trasmissione. Allora, prima di farle raccontare un po' quello sì, due che cose, quello perché abbiamo che, la gara in corso. Io voglio dire, come ho detto prima, chiaramente per il Comune, per SGR, per noi è sempre un grande onore anche avere l'Università di Rimini, sì, Unirimini, sì, che appoggia la nostra trasmissione, perché insomma per noi è importante, perché questi ragazzi dove andranno? Sì, qualcuno andrà a lavorare, molti andranno all'università, ed è giusto anche che sappiano che si può anche andare all'università a Rimini, perché ci sono tantissime opportunità. Ma infatti la cosa che racconto in due parole è questa. Allora, Unirimini è l'ente che sostiene l'Università di Bologna a Rimini, un progetto nel quale soprattutto i ragazzi del Beluzzi quest'anno hanno partecipato con un interesse grandissimo, è stato staffetta. Ora, tu Roberto sei un esperto di sport, che cos'è la staffetta? Gioco a squadra, ci si passa il testimone, no? Certo. E quindi vuol dire che l'università offre ai ragazzi l'opportunità di venire a seguire delle lezioni tematiche. E la cosa importante è che un ragazzo che frequenta un liceo classico viene a seguire una lezione di chimica. Chi frequenta il Beluzzi può seguire qualsiasi cosa, perché studiano tantissime materie. Abbiamo parlato di Green Economy, abbiamo parlato di Climate Change. Insomma, cerchiamo di dare ai ragazzi tutti quegli stimoli che possiamo dare. Li diamo con lo sport, come sai bene, l'idea al comune con tutte le attività, e anche l'università si mette in gioco. 2800 ragazzi sono venuti a visitare le nuove strutture del campus, che sono veramente sempre più belle. Quindi buon divertimento a tutti, vederli stare qui in mezzo a loro è comunque motivo di grande soddisfazione. Insomma, siamo in Otello, tu ti ricordi, no, quando anche certo, noi andavamo a scuola, ci siamo andati no, anche noi. No, non me lo ricordo più, no, però ci siamo andati. No, fate anche dei corsi per dimagrire. No. No, lo dice, no, però no, aspetta, no, prima ha detto, no, l'assessore sì, Morolli, che ci sì, sono delle nuove sì, politiche sì, no, per sì, l'alimentazione sì, sana, quindi vero, vedrai che anche lì faremo sì, delle cose insieme al comune. Infatti, come ne facciamo a tutti tanto, i ragazzi di Pesaro e anche agli altri daranno come merendina non più quelle cose da comprare, ma una fetta di pane toscano con sopra dell'olio buono. Ecco. Perfetto. E vedrai che saranno tutti bene. Tutti magari bene. Va bene. Un'ottima idea. Grazie mille ancora. Grazie, grazie, grazie a tutti. In bocca al lupo. Arrivederci. Facciamo un applauso a Unirimini. Grazie. All'università. Grazie, grazie, Maria Letizia. Noi adesso continuiamo a giocare. Continuiamo? E giochiamo con la prova di sicurezza in bici. Eccoci qua, allora, ci siamo noi due, ma torniamo a giocare con... Ah, sempre da casa, quindi con Caut, quindi da casa, chi si è iscritto può continuare a giocare con noi. Ricordiamo sempre che ci sono in palio due punti che potete dare alla vostra squadra. Ricordo caut.it anche per le prossime puntate. Per questa sera il codice è, per chi volesse aggregarsi adesso, chiaramente non avrà fatto le prime domande, non ha risposto alle sì, prime... Il codice è 268233. Bene. Ok, allora andiamo con la prima domanda. Vorrei prima chiedere, perché dovete rispondere tutti sì, chiaramente. Avete la bicicletta voi? Bene, allora facciamo le qualcuno domande. Lui dice no. Chi ha detto no? La moto. Ha detto però, no? Prima ce l'avevi la bicicletta prima della moto? Prima. No, va bene, allora facciamo, hanno rubato la bicicletta. Allora facciamo le domande sulla moto. Allora, bicicletta. Cosa può non essere necessario per la tua bici? Che abbia, l'ho letta male però insomma, che non abbia la tua bici. Il campanello rosso A, B, blu, i freni funzionanti, giallo, le luci funzionanti, verde. Sono quattro le su tre, loro dicono la D. La B hai detto? La D di la Domodossola. D. Domodossola. La D. Il verde, quello che non ha sentito, ha detto le prime tre secondo me non sono, vado sulla D. E questo è il ragionamento, vero? Interpreto, ma immagini non sbagliare. Ma cosa fai? Interpreti? Sì. Dall'italiano, è solo dall'italiano. Fa anche l'interprete. Sì, la quarta era verde, il telaio colorato. Il telaio colorato, ed è giusto, punto per il Marconi. Facciamo segnare il punto e bene, andiamo con
con i monopattini. Andiamo di monopattino. Sì, con i monopattini elettrici è vietato viaggiare. Rosso sulle piste ciclabili, blu nella zona 30, giallo sui marciapiedi, verde su tutte... Hai detto scusa? Marciapiedi. Marciapiedi ci hai preso, sì. 7 andate a segnare. Giusto, giusto, giusto. La risposta corretta è proprio quella. Corretta, sì. Allora, facciamo aggiornare il punteggio. Sì. Aspetta che intanto diamo il tempo anche di votare per chi è a casa, perché sì, stanno ancora votando. Stanno ancora votando? Stanno ancora votando, aspetta, adesso ma vediamo. Ma loro sono sul divano, eh? E loro con calma, però sta per scadere il tempo anche per loro, eh? Certo. Perché hanno 30 secondi, loro sono stati velocissimi, okay, e quindi abbiamo questa cosa. Il metromare, detto anche trasporto rapido costiero, TRC, è un sistema di trasporto di tipo Blue Rapid Transit, inaugurato il 23 novembre 2019, collega Rimini a Riccione. A partire dalla stazione di Rimini senza contarla, senza la contarla di Rimini, quindi okay, perché c'è la domanda, senza sì, contarla, quante fermate ci sono fino alla stazione di Riccione? Rosso 5 fermate, blu dalle 10 alle 15 fermate, giallo dalle 15 alle 20, verde più di 20. Belluzzi da Vinci. Non ho capito. La blu, dalle 10 alle 15. Dalle 10 alle 15. Sei libero tu dalle 10 alle 15? Dipende dalle giornate. No. Dalle 15 alle 20. Dalle 15 alle 20 posso uscire anch'io. Va bene. Sì, è giusto, è giusto. Sono, per la precisione, guarda, l'abbiamo segnato là, sono 16. Sono 16 le fermate. Sono 16, sì, sono 16. Okay. Allora, adesso abbiamo sentito prima l'assessore Mattia Morolli, ma insomma anche prima, diciamo parentesi sull'università, abbiamo parlato anche di alimentazione biologica, di salute, e adesso abbiamo altre tre domande dalle quali si può giocare a casa, sempre tramite CAUT, anche su questo tema. Allora, sì, andiamo con la prima domanda. Prove, salute, alimentazione biologica. Perfetto. Vado io? Sì. In quale dei seguenti gruppi si trova almeno un alimento contenente glutine? A, rosso, patate, mais, grano saraceno. B, blu, grano saraceno, orzo, castagne. C, giallo, mais, grano saraceno e patate. D, verde. Belluzzi da Vinci. Verde. Quello che manca? Verde, che è riso, mais e miglio, e che non è. Sì. La B. Grano, saraceno, orzo e castagne. Poi la castagna, buono. È giusto, è questa. Altro punto per il Marconi che sale a 19, 19 a 7. Andiamo con la seconda domanda. Da chi devono essere autorizzati gli enti che si occupano di controllare i prodotti biologici? A, rosso, dal Ministero del Lavoro. B, blu, dal Ministero della Salute. C, giallo, dal Ministero delle Politiche Agricole. D, verde, dal Ministero degli Interni. B. Blu. Dal Ministero della Salute. Dal Ministero della Salute. Ah sì, Ministero della Salute. No. Non è corretto. Giallo. Dal Ministero delle Politiche Agricole. Ed è questa la risposta corretta. Un punto per il Belluzzi da Vinci. Bravi. Che sale quindi a 8. E può aggiornare appunto il punteggio. Sì. Allora, a questo punto sì, abbiamo una terza domanda. È vero. Vado ancora io? Ce n'è ancora una, eh? Ultima domanda. Sì. Abbiamo fatte due, no? Sì, okay, un prodotto. Andiamo con la terza. Ecco qua, avviamo anche CAUT. Un prodotto, per essere definito biologico, in che percentuale deve contenere ingredienti da agricoltura biologica? A, rosso, 100%, B, blu, 85%, C, giallo, 95%, D, verde, 93%. Belluzzi da Vinci. 85%.
Quindi B blu. 85 hai detto. Non è corretto. 93%. 93%. Verde. Verde. Passiamo allora, verde. Passiamo. Non, no, è corretto. Non è corretto. Era 95%. Era 95%. Bene. Ti danno quel 5% per stare male ancora, sennò che biologico è, dai. Giustamente. Sì. Allora, dobbiamo a questo punto dobbiamo assegnare, vediamo un po', mentre vediamo un po' il podio. Ecco qua, facciamo il vincitore. Intanto stanno arrivando i tre vincitori, uno solo però vince per primo, ed è Mi fa male con una M maiuscola davanti, che vuol dire Marconi. Quindi diciamo Camilla al secondo posto, Zani Bison al terzo. Per quanto riguarda Mi fa male, 8150 punti. Quindi Mi fa male porta 2 punti al Marconi, che sale a 21. A 21. 21 a 8. E vedo però una bella bionda. Vai, vai, raggiungere in cucina, perché è il momento di dare anche il voto per la cucina. Bene, eccoci qua, Roberto, vieni Otello. Sì. Assaggiamo allora adesso le orecchiette alle totalmente cime di rapa. Totalmente diverse dalle altre. Totalmente eh? Diverse. All'occhio voglio dire. I ragazzi dire. Del Marconi. Sì. Allora andiamo, sì, all'occhio sono molto diverse, sia nella dimensione dell'orecchietta che proprio nel condimento. Sì, perché loro l'hanno frullato. I ragazzi del Belluzzi da Vinci. Sì. Allora c'è anche questo. Sai che cos'è quello? Sì, ma lo faccio spiegare da Gianmaria, che lo ha preparato Gianmarco con molta attenzione. Gianmarco. Sì. Allora, abbiamo del pan grattato con l'olio, il peperoncino, l'aglio e le alici, perché abbiamo fatto prima una specie di soffritto, che in realtà non è, con olio, peperoncino e aglio, e poi ci abbiamo aggiunto le alici, che sono state quindi triturate finemente. Triturate, sì. Ho visto. E poi dopo un po' di quell'olio è stato nel condimento, l'altro viene usato per il pane. Ascolta Gianmarco, tu hai fatto le orecchiette. Allora. E lei che ha tritato tutto. Sì. Allora, chiamo anche i ragazzi del Belluzzi da Vinci per dare naturalmente la votazione finale. Il punteggio, sì. Devo dire che i ragazzi del Marconi hanno interpretato al meglio il compito che gli era stato dato, ovvero una ricetta regionale, cioè loro sono stati molto aderenti alla ricetta. Inoltre, baricentro. Sì. Inoltre il piatto dei ragazzi del Belluzzi da Vinci era leggermente, avevate esagerato un po' col sale. Era un po' troppo. È vero, fa così con la testa. Salato. Confermi, Francesco? Un pochino, sì. E invece qui, insomma, i gusti sono del tutto equilibrati, e anche questa ultima preparazione del sugo, del pan grattato. Sì, del pan grattato, che è diventato crostina. È veramente delizioso. Per cui direi 5 ragazzi del Marconi, 4 i ragazzi del Belluzzi da Vinci. Bravi, bravi, bravissimi. Grazie. Quindi, Francesca. Davvero bravissimi, grazie ragazzi. Bravi. Il Marconi sale a 26 e il Belluzzi da Vinci va a 12. Adesso ci fermiamo un attimo. Ci fermiamo? Eh sì, perché dopo dobbiamo fare sport, quindi ci andiamo a cambiare e poi vero. La prova sportiva. Va bene, restate rimanete con noi. Lì. La più buona che ci sia. Despar, via Parini 2, Rimini. In un mondo dove facciamo tutto senza muoverci di un centimetro, oggi c'è Ventis, l'e-commerce tutto italiano. Con più libertà, più scelta, più vantaggi. Ventis è un'esperienza più grande, più bella. E grazie alla Ventis Card Visa, più compri, più risparmi. Ventis ti fa scegliere, comprare, sognare. Ti fa vivere.
e vivere meglio. Ventis, è tutto da vivere. Università di Bologna, Campus di Rimini. 900 anni di storia, scienza e cultura nella tua città. Oltre 5.000 studenti e 34.000 metri quadri di spazi per la didattica e la ricerca. 18 corsi di laurea triennali e magistrali afferenti ai dipartimenti di scienze per la qualità della vita, scienze economiche, scienze aziendali, scienze statistiche, chimica industriale, scienze mediche e chirurgiche, chimica, farmacia e biotecnologie, scienze dell'educazione. Università di Bologna, Campus di Rimini. La vita è fatta di incontri. Alcuni di questi sono diversi dagli altri. Su Icaro TV tornano le storie di incontro tra giovani italiani e stranieri. La scuola, il lavoro, la famiglia, le passioni. 12 nuovi racconti in giro per l'Italia. Meet Generation. Incontri di quotidiana cittadinanza. Nuova serie. Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro. 0541 785 785. Eccoci, eccoci qua, sì, siamo pronti. Rieccoci. Abbiamo detto andiamo in pubblicità perché? Perché adesso noi in realtà non ci siamo cambiati, no. Però i ragazzi si sono scaldati, sì. Perché la prova di quest'anno è molto faticosa, Molto. Perché l'anno scorso erano le ciclette che si pedalava, sudavano, ti ricordi? Sudavano, tutta una fatica tremenda. Sì. Quest'anno cosa fanno, Otello? Fanno una cosa vecchia, antica, una roba che giocavo io da ragazzo, ma adesso è tornato, lo ce l'hanno un po' tutti. Quello va, se lo vediamo è già. È una forma di divertimento, così chiamato il biliardino. Il calcio balilla o biliardino, che dir si voglia, però ci piace tanto. Noi ci nella piace nostra tanto. Ignoranza diciamo biliardino. Biliardino, dico giusto. Dico calcio balilla più fine. Dillo, sì. Te, cosa giochiamo? A calcio balilla. A calcio balilla. Vado a vedere come fanno. Sì, a sì, andiamo a vedere le due squadre qua. Due contro due, ricordiamo il regolamento. Il regolamento. Vince chi arriva prima a tre. Chi arriva prima a tre. A tre. Anche in caso di due pari si arriva a tre. Quindi chi due arriva a tre, due pari si vince. Arriva a tre. E, importantissimo, è importantissimo, vero? È importante, sì. Non mi ricordo cosa devo dire. Fondamentale. E. No, mi ricordo. Vale tutto. Lo dico io, vale tutto. Te non lo puoi dire. Prova a dire vale tutto. Di vale tutto. Non me lo ricordo. Vale tutto, cioè frulla di chi, frulla di là, ma la palla deve andare là, ok? Però cosa non vale? Cosa non vale? Non vale sollevare il biliardino. Va bene. Okay. Ce l'avete le palline dietro? Domanda cretina. Sì, va bene. Allora giochiamo. No, 3-0. Ragazzi, qua. Bravissimi. Bellusti da Due. Vinci. Da uno no, qua, eh? No, ma come ti chiami? Giacomo. Andrea. No, due Giacomo. Invece voi due avete venuto da ridere? Siete arrivati stanchi. Io infatti ho detto, Madonna, quei ragazzi non saranno stanchi. Infatti avevate questo dondolio bello così. Giocate spesso, dovete dire di sì. Giocate spesso. Purtroppo oggi è andata male. È andata male. Anche voi giocate spesso, forse più di loro, e vi stancate meno. Aria, dai, forza, via, aria. Ciao, vedi grazie. Vedi, Otello, che c'è ancora qualche gioco. Vedi che c'è ancora qualche gioco d'una volta che va, che funziona anche adesso, eh? Funziona. Quanto è bello il calcio balino, il biliardino, quello che chiamiamolo come vogliamo, ma quanto è bello. Bene. Adesso noi continuiamo a giocare, abbiamo aggiornato il punteggio? No, non avete aggiornato, ragazzi del Bellusti da Vinci? Eravate a 12 prima, adesso quanto siete? Avete 3 punti in più? Non avete aggiornato il punteggio, eh? Ma sono distratti, vedi? Aspetta perché... Tre punti, se avete voglia, non è che così, uno... se no rimanete a 12 a vostra discrezione, però io li prenderei, perché 26 Marconi, 15 Bellusti da Vinci, ricordiamo anche questa cosa, che sono 3 gironi da 3, passano le prime di ogni girone, ma c'è anche una ripescata, la migliore seconda, ed è quindi tra... chi fa più punti, no? Tra le seconde quella che...
fa più punti, non guardando quindi la differenza, non guardando in questo momento il meno 11 vostro del Bellusti da Vinci, ma guardando i 15 punti che avete realizzato. Quindi attenzione, più punti si fanno, meglio è, più possibilità ci sono di essere ripescati. Adesso noi andiamo a giocare con i nostri amici DJ, sì, perché è il momento del musichiere. Eccoci qua. Giochiamo con la musica, uno dei giochi che nel corso degli anni della campanella non è cambiato e quindi i ragazzi sanno perfettamente come fare. Bisogna indovinare i titoli e non l'autore, mi raccomando, il titolo della canzone di cui faremo sentire 30 secondi e appunto proprio indovinarlo. Poi c'è una seconda fase del gioco, bisogna indovinare una canzone camuffata, in questo caso suona al contrario, e se indovinate quella vincete 2 punti, invece se indovinate insomma le prime 3, 1 punto per ogni canzone indovinata. Totale 5 punti, il gioco lo conoscete molto bene. Siete pronti ragazzi? Manone sui pulsantoni, luce, gas, pronti? Via al primo cut. Marconi. Voglio un titolo, ragazzi. 6 del mattino. 6 del mattino. No, sono le 11, no, quasi. Margherita. Andiamo dai ragazzi del Belluzzi da Vinci. Avete 10 secondi per provare, anche voi. Titolo. Il tempo scorre. Margherita, quella la cantava Cocciante. Purtroppo, no, non segnate perché non è giusto, ragazzi, non è giusta. La canzone si chiama Margherita, non Margherita. Va bene, andiamo avanti ancora con la seconda canzone da indovinare. Mi raccomando, i titoli precisi. Ok, Marconi. South of the border, complimenti, pronuncia ragazzi. Ed Sheeran, Camila Cabello e Cardi B. Terza canzone da indovinare, segnate il punto, bravi ragazzi. 27 a 15, terza canzone da indovinare. E ancora il Marconi. Swish and Bland. Il titolo non è esatto, ragazzi del Belluzzi da Vinci, potete provarci voi, anche senza suonare il pulsante, avete 10 secondi. Blunt Swishland, esatto. Ciao, fratellino. Poi lo spieghiamo a Roberto anche e a Otello cosa vuol dire. Andiamo alla canzone camuffata, qui indovinando il titolo si vincono 2 punti. Attenzione. Diciamo che si riconosce se uno la conosce. Due punti è un po' più difficile, giustamente. Niente, 30 secondi sono andati, per cui non assegniamo neanche un punto. La canzone era Teardrop dei Massive Attack. Siete giovani, ma questa va conosciuta, va saputa la canzone. Ok? Roberto e Otello, linea a voi. Grazie. Ce la riprendiamo, ma la ridiamo subito. Fai bene, Otello, ad andare in là, perché c'è il nostro Enea con i nostri ragazzi. Passate anche davanti. Sì, tanto sì, siamo qui e siamo apposta per sentire appunto i loro articoli che saranno pubblicati giovedì sul Corriere Romagna. Con tanto di foto. Svegliamo di cosa. Di cosa abbiamo parlato. Svegliamo. Allora, è una notizia che questa mattina hanno diffuso i carabinieri con un comunicato stampa che è arrivato a tutte le redazioni, compreso il Corriere Romagna. Ed è questo. Loro hanno avuto il comunicato prodotto dai carabinieri in originale, così come tutti i giornalisti, quindi hanno fatto una prova vera e propria, così come è toccato a tutti i miei colleghi nelle redazioni. Loro dovevano tradurre dal carabinierese all'italiano. In realtà questa è una battuta facile, perché i carabinieri da qualche anno a questa parte hanno cominciato a scrivere molto bene, quindi diciamo i nostri che sono particolarmente bravi. Facciamo un applauso anche a tutti i carabinieri, sì, a tutte le forze dell'ordine, bravi. Che
ha voluto dire che sono stati sdoganati dalle barzellette. Questo qui, no? Adesso, è giusto. No. Dai. Quello no, quello non credo. Però è vero che c'è stato proprio un salto di qualità netto, sì, anche nel modo anche di comunicazione, scrivere. Sì, nella comunicazione, sì, perché era anche importante riuscire a far capire e a comunicare quello che fanno, oltre che farlo materialmente. Insomma, e c'è stato un passo in avanti anche nella percezione, quindi di conseguenza, dei cittadini. E la notizia era questa. In Valconca, a Saludezzo, i carabinieri qualche giorno fa hanno ritrovato un piccolo grande tesoro, perché erano circa 700 reperti che hanno trovato nella casa di un tipografo che, dice lui, li ha raccolti uno dopo l'altro col metal detector, con il metal detector. E sono, adesso li stanno valutando, c'è la soprintendenza che sta, ne hanno sequestrati su 700 circa 250, gli altri sono ritenuti di valore irrisorio, mentre questi potrebbero avere anche un valore importante, bisognerà vedere nei prossimi giorni. Il lavoro che dovevano fare loro è il solito, sono circa 1000 battute in cui devono condensare adeguatamente la notizia cercando di far capire cosa è successo. Vediamo direi come che, direi che per cavalleria iniziamo con Maria Allegra. Allora. Un applauso ci sta. Saludecio. Trovato un tesoro in casa di un tipografo e improvvisato archeologo di Saludecio. I militari, dopo un'attività info-investigativa a proposito di commerci di reperti storici nella Valconca, hanno perquisito la casa dell'uomo e trovato il bottino. I carabinieri, una volta giunti nel luogo, hanno trovato una vera e propria collezione privata, con reperti archeologici di diverse epoche storiche. Tra i vari oggetti rinvenuti nella collezione dell'uomo si sono scoperti anche 19 monete di bronzo di epoca romana e tardo imperiale, ben 39 monete, tra cui alcune appartenenti alle famiglie della Rovere, Medici, allo Stato Pontificio e al Regno d'Italia, e una selce di tipo rosso marchigiano di epoca pre-protostorica. Nonostante i tentativi dell'uomo di giustificare le proprie ricerche, i carabinieri hanno dovuto sequestrare all'archeologo materiale una parte della collezione privata ed è stato denunciato alle autorità per impossessamento illecito di beni culturali. Molto bene. Prego, Andrea. Il mistero. Zolle di terra scoperchiate, suoni metallici e persino un uomo oscuro che si aggira nelle campagne di Saludecio. La scoperta, un ricco tesoro di antiche bellezze ed un commercio illecito di reperti archeologici, rinvenuti al termine di una perquisizione domiciliare. All'interno dell'abitazione privata di un uomo, originario della zona e tipografo di professione, gli uomini dell'arma hanno scoperto una vera e propria collezione tesoretto. Tra gli scatoloni e gli arredi domiciliari, i carabinieri hanno rinvenuto antichi ed inestimabili monili di epoca romana, provenienti dalle scorribande domenicali del tipografo saludecese. Tuttavia, armato di metal detector, l'uomo ha portato alla luce oggetti risalenti a varie epoche storiche, tra cui monete in bronzo, frammenti di pavimentazione a mosaico e vari complementi, probabilmente di origine funeraria di epoca medievale. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e lo sbadato archeologo è stato deferito dall'autorità giudiziaria. Bene. Bella anche. Era una performance. Era teatrale, teatro, sì, un telegiornale teatrale, bravo. Bravo. Complimenti, che bella voce. Bella. No, l'impostazione, la voce. Tutto, ma scherzi? Allora. Ci sono prenotati quelli del Belluzzi. No, è che Azzurra si è svegliata adesso per suonare. Va bene. Celeste era veramente. Ancora. No, è così, stanno facendo così. Cos'è, una gara? È lui, non è Celeste. Va bene, fate parlare. Dica. Allora. No, forse si è capito, diciamo, sì, che Andrea, che scrive bene, però sì, è un po' troppo innamorato delle parole che usa, della sua scrittura, eccetera. E quello che gli ho detto prima, lui ha avuto il problema di togliere una frase, era arrivato lungo, e dico, guarda, così è troppo lungo, ed era un sacrificio terribile, perché sì, certo, si era innamorato di una frase. Quello che ho provato a fargli capire è che
Cioè, il giornalismo il poeta si innamora della parola, il giornalista si deve innamorare della notizia. No? Poeta, scrittore. Più scrittore. E quindi il suo lavoro è adeguato se deve fare un giallo, un romanzo. Infatti all'inizio ho preso una paura. Quando ho iniziato. Perché è una cosa bellissima. Mi rifai proprio l'inizio, come hai fatto prima, però. Il mistero. Basta. Preso una paura. Poi devo dire che. È anche molto simpatico, l'ha resa molto bene. Mancano però alcuni elementi, insomma, che sarebbero stati interessanti per chi legge oltre alle belle parole e il buon italiano utilizzato. Maria Allegra è stata molto precisa, invece, più terra terra, se vogliamo, però molto precisa, che è quello che viene richiesto di base a chi ti deve informare. Chi deve leggere? Per cui io, facendo il giornalista e non il letterato, in senso stretto, devo dare 4 punti a Maria Allegra e 3 punti ad Andrea. Bravo, 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 bravo. Comunque bravi. Secondo me sono stati bravi. La base di partenza è buona, secondo me è buona per entrambi. Diciamo che lui va un attimo governato, ecco. Sì. Però, tutte queste zolle così a me. Però ci mette passione ed entusiasmo ed è in questo senso encomiabile. Bravo. Certo, bravo. E scriverà un libro, senz'altro. Ciao, grazie. Allora, giovedì saranno pubblicati i loro articoli con le loro foto sul giornale, mentre martedì, sul giornale di martedì, ci sarà come sempre il lavoro di Thomas Del Bianco, cioè che è il nostro viaggio che facciamo nelle scuole del Riminese e non solo, raccontandone finalmente, perché però ogni tanto la scuola finisce sui giornali per magari piccole beghe che vengono poi spesso ampliate anche gratuitamente, mentre cogliamo l'occasione della campanella proprio per raccontare tutto quello che c'è di bello nella scuola del nostro territorio. Questo lavoro lo fa Thomas Del Bianco, che tra l'altro martedì sarà qui alla trasmissione al mio posto. Grazie a voi, grazie. Buon proseguimento. Grazie mille Enea. Noi ci vediamo con Enea quindi tra 2 martedì. Allora, adesso dobbiamo dare i voti. Abbiamo chiuso però il voto era chiuso alle 22 come da regolamento. Però dobbiamo dare i voti per i video. Ah, è vero. Perché abbiamo visto 2 video all'inizio e tra poco ne vedremo altri 2. Allora direi di andare dalla nostra Sara, perché andiamo a sentire la votazione per quanto riguarda il video, ricorderete quello sulle biciclette. Sara, te. Allora, il Liceo Marconi ha ricevuto 301 mi piace. Il Liceo Belluzzi da Vinci 270. Quindi, entrambi hanno ricevuto quindi un punto perché hanno superato i 200 like. Perfetto, quindi un punto per uno, perché ricordiamo il regolamento di questa prova dice che si prende un punto ogni 200 like. Certo. E così è stato per entrambi. Adesso andiamo a vedere altri video, perché abbiamo anche i video dei prodotti di Riviera Banca, che è un'altra collaborazione importante che riguarda la nostra trasmissione. E allora, ci sono dei premi qui, anche lì. Allora iniziamo col vedere i video. Qui invece vince chi prende più voti sulla pagina Instagram invece di Riviera Banca. Andiamo a vedere il primo video, partiamo con quello del Marconi. Vediamo, proviamo. Se buongiorno. Allora, oggi, come abbiamo fissato l'altra volta, interroghiamo su matematica e finanza, ok? Allora, vediamo un po' qui chi manca il voto. Riccardo e Cecilia, vi metto la lavagna, dai. Sì. Eccoci. Allora, oggi interroghiamo sulla piattaforma di e-commerce della Vendiscard, ok? Giusto. Cosa mi sai dire, Riccardo? La Vendiscard innanzitutto è conveniente perché non appena ci si registra alla Vendiscard arriva
via mail un voucher di 60 euro. Ok, benissimo. E invece, sempre una delle convenienze della Ventiscard è che dopo un anno su una spesa di 12.000 euro in articoli di moda, in gastronomia e casa, ottieni la carta gratuitamente. Ecco qua. Ma hai notato che c'è sempre l'inglese in mezzo? Beh, adesso ormai come si fa a fare almeno lo usano l'inglese? Un po' per tutto. È normale, è normale. Andiamo a vedere l'altro video. Cavolo, ma sono già le 4:30. Vado a pagare. No, aspetta. Utilizza la nuova carta Ventis. Cos'è? È una nuova carta da credito. Pensa che hai 60 euro di buono di benvenuto. Inoltre avrai il 5% di cashback ogni fine mese e ti arriverà una notifica di pagamento sull'applicazione. Eccola, è questa qua. Questo è il Bellucci da Vincia. Quella slinguazzata fino alla carta. No, vediamo. No, anche l'espressione. No. L'espressione bello, un po' lasciva, un po' lascia verso questa carta. Bene, bene, va bene. Andiamo a vedere come sono stati apprezzati questi due video. Torniamo dalla nostra Sara. Allora, il Marconi ha ricevuto 209 mi piace. Non male, anzi direi molto bene. Il Belluzzi da Vinci, ben 311. 311! Secondo me è stata quell'espressione finale, quel finale così un po' così che vi ha fatto conquistare questi 3 punti per il Belluzzi da Vinci. L'amore. Che sale a 23. 23. Quindi, ragazzi, il discorso 32 che faceva prima a 23 è importante. È importante perché non sono pochi, 23 si ritorna, sono punti importanti. Devono superare, mancano ancora le domande finali. Insomma, le domande sono 5 in tutto, però ricordiamo appunto che le faremo tutte e 5 proprio per il punteggio finale. Allora, punteggio tra l'altro a specchio, no? 32-23. Sì. Andiamo con l'esame finale. Pronti ragazzi? Andiamo con la prima domanda che è di geografia. Qual è il quarto lago naturale più esteso d'Italia? Marconi. Como. Il lago di Como. Risposta non corretta. Belluzzi da Vinci. Lago di Garda. Il lago di Garda. Risposta non corretta. Basta, è finita. Queste sono secche come... Non sono come il... Piace il primo gioco però, che si continua. Piace. Era il lago Trasimeno o di Perugia, però insomma quello lì. Seconda domanda, storia. In che anno è nato Papa Francesco? Marconi. 1937. Non è corretta. Belluzzi da Vinci. Nel 46. Allora, anche se non hanno indovinato, posso chiedere un applauso per i ragazzi del Marconi? Sì. Perché è il 36. Quindi sapevano l'età, ma c'è stato lì e l'hanno...
è nato il 17 dicembre. Dopo averlo detto, ha detto anche piano, ma è un po' che non frequento, perché la sapeva. Bravi, bravi comunque, bravi. Sempre 32-23. Terza domanda, lavagnetta a portata di mano, ragazzi. Vi consiglio di consegnarla al vostro genio della matematica. Lì vediamo già Riccardo che ha già preso possesso, così appena sentito matematica fa datemi qua, ci penso io. Qui Belluzzi da Vinci, ecco qua anche il Belluzzi al suo genio della matematica. E allora, è un'operazione. Quanto fa? 2 alla quarta per 3 alla seconda meno 5. Marconi. 139. Me lo chiedi? Sì. Ma lo sai. È giusto! Trentatreesimo punto per il Marconi. Quarta domanda. Ma tu non hai visto cosa gli ha detto? Quella, ha detto suona. Sì, sì. Come dire, ma cos'è sta roba? Suona. Ma una roba. Ancora devo pronunciare il punto interrogativo. Sì, lui già faceva suona. Sì, suona. Quarta domanda, italiano. E qui abbiamo la. Abbiamo il participio presente del verbo pulire. Belluzzi da Vinci. Pulente. Pulente. È giusto, è giusto. Hanno imparato a suonare prima. Qui qualcuno ha detto suona, suona. Sì, 24. Cos'è scritto sopra tale? Ah, ok, oh, va bene, ok. Quinta e ultima domanda con cui si conclude la puntata. È di inglese, qui voglio anche lo spelling. Come si traduce in inglese ciabatta, pantofola? Belluzzi da Vinci. Sì, al microfono però, sempre al microfono così. Si intende ciabatta tipo in casa oppure l'infradito? Ciabatta pantofola, la pantofola, quella... La pantofola. Dillo te. Vai, ditemi una bella pronuncia che poi dopo vi faccio anche fare lo spelling. Flip flop. L'hai giocato un po' così, hai giocato un po' così. Non è corretta. Marconi. Proviamo con slippers. S-L-I-P-P-E-R-S. Voi siete bravi, però... Non è proprio... No, però io vi ho chiesto ciabatta. Slipper, a singolare. No, ma lei lo sapeva, solo che conosceva solo l'infradito. Te gli hai detto proprio ciabatta, ciabatta, è rimasta... È rimasta. Com'è infradito, che non lo so in inglese? Ah, è quello lì, quello è, ok, infradito era quello. Io ragazzi vi dico che non infatti ve lo posso si dare dice, dice perché c'era la S finale, sì, sì, c'è non il era mio ciabatte flip-flop. Ma ciabatta, sì, sì, ma quindi scherzi. Lo sapete, ma cosa vi importa? Avete vinto lo stesso. 33 Marconi, 24 Belluzzi da Vinci! Ottimo punteggio per entrambe le squadre, devo dire tra l'altro. Bravi, bravi, simpatici, bravi. Grazie di essere stati con grazie. Noi! Martedì prossimo, sfida tra Maestre Pie e Malatesta. Grazie, a martedì prossimo. Alla prossima, grazie.